Di nuovo in diretta con Mattina 9, adesso parliamo di un tema drammatico che ha a che fare con i ragazzini, parliamo di bullismo ma soprattutto di cyberbullismo, quel fenomeno che purtroppo viene amplificato perché il web è un oceano sconfinato e soprattutto incontrollabile, anche se oggi però dalla regione Campania arriva un segnale positivo perché è in vigore una legge proprio a proposito di bullismo e cyberbullismo promosso da Carmine De Pascale, che è generale consigliere della regione Campania. Che saluto, buongiorno. Grazie, buongiorno. E poi c'è la dottoressa Anna Maria De Divitis dell'ASL Napoli 1, nonché responsabile dell'area salute della Fondazione Ad Astra. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, cominciamo da questa legge importante per arginare un problema che ci asfissia, un problema che ha a che fare non soltanto con la regione ma con la collettività mondiale in generale, un problema che ha a che fare con i ragazzi, quindi noi ne siamo particolarmente sensibili e c'è naturalmente bisogno oggi di una regolamentazione in più. Sì, finalmente possiamo dire in Regione Campania c'è questo strumento normativo, questa legge che è in vigore dal maggio scorso, che parla di bullismo e cyberbullismo, che è un fenomeno, come lei ha detto, che è vecchio quanto il mondo, perché la prepotenza di una persona su un'altra persona è sempre esistita. Noi ci siamo posti questo problema, non c'era un quadro normativo nazionale, perché non c'era alcuna legge a livello nazionale quando noi abbiamo proposto questa legge e quindi ci siamo messi al lavoro e abbiamo prodotto questa norma che oggi è in vigore e che prevede determinate attività. In che modo, dottoressa, l'ASL prende atto del fenomeno e come decide di muoversi? Ecco, quali sono le manovre da mettere in campo immediatamente? Ma per quello che ne so io, al momento l'ASL, diciamo, non ha preso delle iniziative autonome o in coordinazione con la regione. Però sicuramente noi abbiamo lo spazio giovani nei consultori familiari, dove i ragazzi possono accedere in qualsiasi momento e per qualsiasi problematica, nonché poi noi abbiamo anche un intervento nelle scuole, uno spazio di ascolto dove i ragazzi possono esprimere il loro disagio e quindi dove magari può emergere la problematica. Esatto. Ci auguriamo che i ragazzi lo facciano, perché molte volte è proprio questa la problematica. I ragazzi hanno paura, hanno il timore proprio di confrontarsi anche con una persona adulta perché temono la propria incolumità, temono e si chiudono appunto sì, al riccio. Temono la vendetta. La vendetta sì. Successiva. Intanto, ecco, consigliere, io proprio lei ha detto questo è un fenomeno, quello del bullismo vecchio quanto il mondo. Lei è un generale. Possiamo dire che, ecco, nella sua precedente passata esperienza, ecco, che ha vissuto, come si fronteggiava in quel periodo il bullismo, perché in realtà c'era già. In realtà, cosa è cambiato nel corso degli anni? Quando ho iniziato decenni fa la vita militare, questo fenomeno nelle caserme esisteva e si chiamava nonnismo. Cosiddetto nonnismo. Nonnismo, e noi io, e nessuno ne poteva, mi veniva eliminato, cioè tutti dovevano vivere questo nonnismo. C'erano in alcuni, esisteva, questo non si può negare, però io che ero un ufficiale ho sempre combattuto questo fenomeno. Si combatteva con la prevenzione, spiegando la gravità che derivava dalla violenza di una persona su un'altra persona, anche spiegando le conseguenze anche di carattere penale, e poi c'era anche lo strumento disciplinare a cui si ricorreva nei casi quando era necessario ricorrere anche alle punizioni di carattere disciplinare. Oggi possiamo dire che questo fenomeno, diciamo, è quasi totalmente debellato, poi non lo so, bisogna vedere nelle caserme, nelle scuole cosa è rimasto e cosa c'è ancora. Nel frattempo, restando sull'attualità, però c'è un caso che salta agli occhi e soprattutto è saltato alle cronache, non soltanto locali, di un 17enne di Salerno. C'è stato un episodio di violenza a questo proposito che, diciamo, evidenzia come questo fenomeno purtroppo esiste. Il fenomeno esiste, altrimenti non staremmo qua a parlare, credo, e noi ci siamo dotati di questo strumento normativo. Innanzitutto abbiamo individuato chi sono i soggetti destinatari di questo provvedimento, che sono gli autori, cioè i bulli, le vittime,
Ma c'è una terza categoria che viene ignorata, sono gli spettatori, cioè coloro che sostengono il bullo in quel momento e che gli danno forza, perché l'atto in sé per sé non varrebbe niente se non fosse reso noto ad altri, perché il bullo tende ad avere il rispetto degli altri attraverso la prepotenza. Poi abbiamo definito bullismo e cyberbullismo, perché la forma di l'evoluzione del bullismo è il cyberbullismo, perché si insinua nelle case attraverso lo strumento informatico e il soggetto si nasconde nel web, perché può anche celare la sua identità, certo, dando una falsa identità, inducendo il minore, cioè coloro che non è che sono più deboli, ma facendo leva sulle insicurezze dei ragazzi per ottenere delle cose che possono essere delle deleterie sicuramente per i ragazzi che sono vittima di questo, appunto, di questo fenomeno. Intanto noi siamo contenti che la Campania sia la terza regione dopo Lazio e la Lombardia a mettere in campo questa legge contro il bullismo e il cyberbullismo. Dottoressa, c'è oggi, può fare oggi, possiamo fare una stima nella sua area di competenza di coloro che subiscono questo fenomeno di cyberbullismo anche, perché come diceva il consigliere è ancora più insidioso. Sì. E meno identificativo, no? Anche nel parlare. Il problema è questo, che nel bullismo il ragazzo subisce la violenza solo in un ambito, in un contesto che può essere quello lì scolastico, facciamo finta, o quello lì sportivo, però in un contesto solo, mentre sono salvi gli altri aspetti, quindi gli altri contesti, e quindi in qualche modo lui può riscattarsi e può cercare di ottenere gratificazioni e rassicurazioni negli altri ambiti. Il problema invece del cyberbullismo è che ti entra non solo in casa, ma ti riguarda tutta la tua identità, quindi recluta ogni aspetto dell'esistenza del ragazzo. Si insinua, ma il problema è che non ti dà un'area di pace, non ti dà un'area in cui tu puoi recuperare. Neppure nel sonno. Sì, perché implica tutti i contesti, quindi non c'è più il contesto soltanto quello lì scolastico, ma tutti gli amici. Di tutte le diverse. Certo, invade la propria identità. È invalida la propria identità. Perché in quel momento, esatto, non siamo solo, implica magari noi quattro. L'identità generale del mondo intero. Si ha paura del mondo vittima, intero. Esatto. Della vittima ha paura del mondo intero. Quando si parla di internet. No, anche perché noi, diciamo, la nostra identità è fondamentale da un punto di vista esistenziale. Noi, essendo un animale sociale, diciamo, abbiamo. Dottoressa, tra l'altro, mi perdo in un periodo in cui, ecco, internet la fa da padrona, diventa la maggiore, per cui noi pensiamo soprattutto che i ragazzi trovano la loro autostima magari nella maggioranza dei like che ricevono dai propri amici. A questo proposito però ascoltiamo anche i napoletani, esatto, che cosa ne pensano rispetto a questo drammatico fenomeno. Vediamo insieme. Violenza, bullismo e cyberbullismo. Sono sempre più i giovani coinvolti in questo fenomeno. Ma cosa ne pensano i napoletani? No, la vedo una cosa molto, primo, banale, secondo, ingiustissima, perché non vedo proprio il motivo di prendere in giro la gente e farli sentire male per poi avere pure cattive conseguenze, come parla anche della morte. Perché ferisce le persone e quindi dovrebbe essere punito al pari di un'offesa anche di persona, insomma. Dietro a internet, insomma, dietro a un PC deve essere uguale che in persona, deve essere quindi punito. È una cosa da tenere sott'occhio, insomma, è importante. In che modo pensa che si possa controllare? Ma ognuno a casa propria deve, insomma, badare ai figli e accorgersi per tempo se lo subiscono o soprattutto se lo praticano. Credo ci dovrebbe essere più controllo da parte di chi gestisce questi siti online. E pene più severe. Ne penso che è sbagliato. Non so se ci vorrebbero più controlli o ci sono soggetti sottoposti a bullismo che non riescono a reagire e comunque non ne parlano, si chiudono. Dovrebbero magari parlare con i genitori per aprirsi un po'. Ovviamente, sì. Sì, la parola controllo è ridondante. Io però le chiederei quali sono proprio i contenuti di questa legge che è in vigore e che naturalmente argina in qualche modo questa tematica. Grazie. Allora, la Regione Campania
promuove e sostiene progetti e iniziative volte al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità e alla lotta contro ogni forma di discriminazione, in linea con l'articolo 21 della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo dell'Unione Europea. Con questo significa che valorizza iniziative sociali, culturali e sportive che sono, come dicevo, finalizzate alla lotta alle diversità basate sull'orientamento politico, colore della pelle, orientamento sessuale, diverse opinioni politiche, e poi finanzia anche dei corsi a favore delle vittime, degli autori e degli spettatori, ma anche degli educatori, cioè degli insegnanti e dei genitori, cioè tutti quei personaggi che in qualche modo possono avere a che fare con questo fenomeno bullismo e cyberbullismo. Patrocina poi la Regione Campania anche nei processi le vittime del bullismo, fermo restando il limite di reddito previsto, e inoltre ha stabilito una settimana per la lotta al bullismo e cyberbullismo, che include il 7 novembre, che il 7 febbraio, che è la giornata nazionale, dove ci sarà svolto un programma di iniziative e di attività per promuovere la lotta, per sensibilizzare tutta la popolazione regionale, certo, nei confronti di questo fenomeno. Anche, siamo in chiusura, dottoressa, le volevo chiedere, ecco, quale sarebbe l'atteggiamento giusto da adottare? Che consiglio possiamo dare a chi ci ascolta in questo momento, anche per i genitori? Qual è la prima assistenza psicologica anche da mettere in campo? Intanto chiedere aiuto, quindi rivolgersi, chiedere aiuto agli specialisti, cioè non è un'esperienza che può essere riassorbita spontaneamente. Ricordiamoci che è un abuso, quindi rientra tra virgolette in un reato e crea un disturbo grave, che è il disturbo post-traumatico da stress. La sintomatologia è assorbibile a quella del disturbo post-traumatico da stress, perché è un trauma, ed è anche un trauma molto grave, perché coinvolge proprio l'individuo, la persona, proprio nel momento in cui si sta ristrutturando una nuova identità. Perché ricordiamoci che se è grave per un adulto, ma è gravissimo per un adolescente, perché per l'adolescente logicamente è in quella fase in cui sta lasciando la vecchia identità del bambino e si sta riproponendo nella società con un'identità personale al di fuori della propria famiglia d'appartenenza. Quindi è un momento delicatissimo, tanto è vero che le ansie sociali noi le riscontriamo essenzialmente in questa fase. È vero. Okay? Perché dopo diventa difficile controllare degli atteggiamenti che sono stati prodotti. Tu vai a minare proprio la costruzione dell'identità, esatto, di un individuo, esatto, in una fase molto delicata. Quindi è logico che assolutamente bisogna rivolgersi a uno specialista. Intanto io volevo, salutiamo i nostri ospiti, però noi abbiamo sempre la redazione, ovviamente, con la quale voi potrete interagire, redazione mattina9@gmail.com, oppure la nostra pagina di Facebook di Mattina 9. Se magari pensate di subire anche in questo momento episodi di bullismo o cyberbullismo, sicuramente denunciate, sicuramente parlate con chi vi è vicino. Ci sono ovviamente delle strutture apposite, potete anche comunicarcelo, di modo da mettervi ovviamente, darvi, ecco, i giusti consigli da adottare. Grazie. Grazie allora al generale Carmine De Pascale, consigliere regionale campano, per essere stato in nostra compagnia, e grazie naturalmente anche alla dottoressa Anna Maria De Vitis dell'ASL Napoli 1, nonché responsabile dell'area salute della Fondazione Ad Astra. Grazie. Adesso andiamo in pubblicità. Sì, pubblicità.